Bene, amici di motori, attenzione Santa Grande, Sky 229, siamo arrivati al termine di questo trittico, come avete visto, dalla mille miglia, perché ogni persona vede con occhi diversi, con un taglio professionale diverso, la bellissima gara della mille miglia. Chiudiamo con la concessionaria sempre del gruppo Jaguar Land Rover, è una famiglia, però questi qua sono dedicati alla concessionaria di Bologna e di Verona. Siamo sempre in famiglia. Io ho guidato una bellissima Jaguar Space, mi sono divertito, ho sgommato e che dire, la mille miglia è anche questa, saper godere dei momenti che ti offre. Speriamo che con questo trittico gli appassionati di vetture storiche, gli appassionati del mondo delle vetture anziane si siano potuti godere questa bellissima edizione, la 40ª, che ha portato ancora alla vittoria di Andrea Vesco e la Alfa Romeo. Naturalmente dalla settimana prossima cambieremo tutto. Grazie, buona visione e buona serata. Amici di motori a 360 gradi di Sky 229, siamo all'AIB, anzi al centro fiera, dove inizierà proprio questa avventura della Freccia Rossa. State vedendo le nostre spalle, in questi hangar, tutte le vetture già verificate che poi andranno in Piazza della Vittoria, faranno la loro passerella e da mercoledì alle 14 si partirà per questa edizione della Mille Miglia. C'è veramente il pieno, c'è tutto il mondo, l'80% dei partecipanti è stranieri, ci sono degli italiani e ci sono anche dei bresciani e andremo a scoprirli. Questo è solo il primo happening di lunghi 4 giorni di questa manifestazione che Enzo Ferrari ha sempre detto che era il museo viaggiante, è veramente un museo viaggiante, bellissime vetture e d'altronde qui siamo al top del mondo delle auto storiche. Che dire, Brescia ancora una volta è nel centro del mondo. A tra poco. Amici di motori a 360 gradi, Sky 229, siamo in Piazza Vittoria per l'Epunzonatore. Avete visto l'altro giorno siamo stati per gli accrediti, praticamente dalla AB si sono trasferiti qui alla passerella in attesa che oggi alle 13 partirà la prima tappa e si arriverà a Cervia. Qui più che verifiche è una passerella per gli sponsor, per i personaggi che ci sono e comunque noi tra poco andiamo in diretta. Grazie. Ve l'avevamo promesso al termine della fascia d'oro, la prima intervista che faremo in Piazza Vittoria la facciamo con Max Bontempi ed eccoci di parola. T'ho visto spiccherare, presentare, ormai sei un giornalista a 360 gradi. Ma no, grazie, proprio no. Proprio no? No, grazie. Non ti piace? Però ogni promessa è debito, per cui quando Tantini chiede, Bontempi risponde. No, quando il mio amico Max, che è al di là di tutto, bella passerella, un overture che merita Brescia. Ma devo dirti che assolutamente, allora, a parte che c'era una voglia di quella roba qua che ne bastava veramente la metà, nel senso che dopo 2 anni di tristezza, di pandemia, di cose ridotte all'osso, fare una manifestazione come Dio comanda, con i pass distribuiti bene, la gente in piazza, eccetera, secondo me è una cosa meravigliosa. Quest'anno abbiamo 423 macchine, 3 non si sono presentati stamattina
non si sa come. Peggio per loro. Peggio per loro, non ti dico Mazzetti, ha fatto delle scene allucinanti. Strano. No, scherzo. E basta, 423 vetture, secondo me una più bella dell'altra. Quest'anno abbiamo avuto un ritorno di grandissima anteguerra anche dagli Stati Uniti, Alfa Romeo, Bugatti, eccetera. Sono molto più che soddisfatto. Amici di motori a Trajano Santa Garadi di Sky 229, già trovare un Cobra sulla strada è difficile. Avendolo come amico dopo anni e anni che è stato lui purtroppo a insegnarmi cosa vuol dire fare televisione, adesso abbiamo un Cobra a quattro ruote e a due ruote. Complimenti per la famiglia Cobra, siete simpaticissimi. Tu hai staccato un attimo la spina perché hai detto meglio che respiri un po' e recuperi e vado a vedere le macchine. Ma sai, che dire, mi ha passato testimone da lui quattro ruote, io due ruote, però dai, è bello essere qua, ritrovarci in una bella giornata di motori. Ma tu partecipi alla 1000 miglia o sei solo qua come spettatore? No, io farò la prima tratta con la macchina alla apripista. Quindi ci troviamo a Cervia? Ci troviamo a Cervia, sì, ci troviamo e dopo sarò sabato alle premiazioni finali. Il mio amico Lorenzo, mi ha detto qualcuno che al 1000 miglia potresti ritornare. Ma siccome sono 30 anni che l'ho vinto, un trentesimo, stiamo mettendo insieme, non è semplice, sia per fatto di costi, sto aspettando, giustamente c'era la 1000 miglia, a vedere che macchine possono partecipare, magari qualche scaduta omologazione, per se c'era la possibilità, e faremo il possibile. Noi ci saremo, ti aspetteremo, in ogni caso che tu partecipi ti seguiremo. Se non partecipi e hai voglia di venire in televisione a commentare questi ragazzini che corrono, perché tu sai che il Lorenzo, tu eri giovane. Io ero appena nato neanche. Quando correva Lorenzo c'era la gente veramente su rally, c'erano 20.000, 30.000 persone. Però è sicuramente uno dei talenti veri che l'espressione del realismo non solo bresciano ma nazionale e internazionale ha espresso. È un piacere rivederlo. Ci vediamo in studio. Abbiamo questa bellissima Fiat insieme a... Hello, hello. Welcome. I'm from? Thank you, I'm from England. But, yeah. England. Yeah. I'm from Swindon, and Swindon and Mark, my colleague here. Hello. Wow. So are you ready? Yes, yes, ready. Yeah, we need to finish. We need to finish. Then we'll be happy. Beautiful car. Which is the model, please? This is a 1947 Fiat 1100, and it did the Mille Miglia in 1949. Wow. Oh, ok. Bye bye. Yeah, thank you. Bye bye. Wow, guardate che vettura particolare. Oh, ce ne sono veramente tante. Vediamo qui chi abbiamo. Buongiorno. Buongiorno. Siete pronti allora? Prontissimi. Guarda, abbiamo anche il pulsante in mano e quindi siamo a postissimi. Meravigliosi tasti quasi Swarovski, se non sbaglio. Lì abbiamo anche la guida dal lato opposto. Come mai? Che modello è di vettura? Questo è un Alfa Romeo 6C 2005, un cabriolet Pininfarina del 1947 che ha partecipato nel 49 alla 1000 miglia e ad altre numerose gare. Allora questa vetturetta ne sa di 1000 miglia. Sì, in sì. Bocca al lupo. Grazie, grazie, gentilissimo.
Amici di Motori, attenzione Santa Gradi, Sky 209, stiamo arrivando a Sirmione, nel centro del cuore del lago di Garda, la città del castello di Sirmione, sta attendendo questo passaggio della Mille Miglia. Vedete quanta gente lungo il percorso sta attendendo la carovana della Freccia Rossa, veramente spettacolo, uno spettacolo nello spettacolo. Noi con la nostra Jaguar della concessionaria Verona Motori, Bologna Motori, stiamo correndo questa bellissima gara. Motori, bentornati a Sirmione, cari amici di Motori 360 gradi. Come sapete, qui al cospetto del Castello Scaligero è festa grande. Siamo pronti ad accogliere tutti gli equipaggi e ovviamente anche a scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione 2022. Abbiamo intervistato Vesco, che dice che ha già le prime buone sensazioni. Abbiamo intervistato Moceri, che se la gioca con sua moglie quest'anno. Non so quali sono i pronostici di Attilio Tantini, ma adesso magari glieli chiedo. Quindi buon proseguimento di gara e vi seguiamo sui vostri canali social e ovviamente andremo poi a vedere il vostro speciale, perché non vogliamo perderci le emozioni della corsa più bella del mondo. Amici di Motori, attenzione Santa Garadi di Sky 229, siamo al Parco Sicurtà, siamo partiti a Brescia, avete visto, abbiamo fatto tutta la zona del lago, siamo arrivati qui dove questo bellissimo parco, questa oasi di verde accoglie la lunga carovana della Mille Miglia storica. Poi da qui ci inoltreremo verso Ferrara, dove arriveremo, e poi stasera arriveremo passeremo a Comacchio e saremo a Milano Marittima. E qui finisce la prima tappa. Avete visto alle mie spalle le Space, la Jaguar, questo bellissimo SUV che ci accompagnerà per tutto questo giro di questa edizione della Mille Miglia. E che dire? Siamo comodi, vediamo un bellissimo paesaggio, siamo circondati da belle donne, bella la natura e l'appuntamento è tra poco. Amici di Motori, attraversando Santa Gradi di Sky 229, siamo con il dottor Massimo Medici, primo cittadino di Cervia. Siamo in attesa della carovana che è partita stamattina da Brescia, ha fatto tutto il lago di Garda, ci siamo divertiti a scorazzare per Ferrara e siamo qui ospiti della città di Cervia e abbiamo il piacere di avere il primo cittadino. 2 anni di disturbi, 2 anni di sofferenza e finalmente siamo riusciti, signor Sindaco. Sì, veramente è una gioia ritrovare questa manifestazione dopo un periodo di pausa inevitabile purtroppo. La cornice di pubblico dimostra che c'è una gran voglia di rivedersi, di ritrovarsi e di partecipare a degli eventi storici
straordinari come quello delle Mille Miglia. Siamo veramente onorati di riceverlo qui in questa tappa. All'inizio c'è stato il tributo Ferrari, quindi un brand italiano che dà lustro non solo all'Italia, ma a tutto il mondo, nonostante momenti difficili dalla Formula 1. Sì, eravamo partiti con molta speranza, diciamo, in questa annata, però Ferrari rimane per noi sempre la portiamo nel cuore. Questo è solo l'inizio della lunga stagione che Cervi e Milano Marittima accoglie tanti turisti. Sì, noi ci auguriamo di ritornare veramente alle punte di massima presenza come avevamo nella pre-Covid, nella pre-pandemia. Le aspettative ci sono, la città è pronta, abbiamo i servizi anche degli alberghi, sono tutti preparati ad ospitare e ci auguriamo di poter raggiungere il successo che abbiamo avuto sempre. Devo dire che non ci siamo fermati neanche durante il Covid. No, perché sono stato ospite a Milano Marittima e godevo della tranquillità, tra virgolette. Sì, d'altronde questa è una località turistica che fa un po' anche del divertimento la sua cartina tornasole. Cerchiamo ovviamente di proporre delle iniziative culturali, sportive, enogastronomiche e anche divertimento, però nei limiti sempre. Grazie, signor Sindaco, buon lavoro. Grazie a lei. Nuova I-Pace Hybrid. Jaguar ha una nuova energia. È arrivata la nuova BMW X1. Scoprila e prenotala in anteprima, anche full electric, su bmw.it. Norton Trasmissioni, società che dal 1959 è specializzata nello studio, progettazione e costruzione di giunti trasmissione contrassegnati dal marchio Norton. Norton Trasmissioni SRL, via Veneto 6, a Villa Carcina, Brescia. We'll be right back.
È il momento di spingerci oltre le strade della concorrenza, nella più profonda giungla del business, dove osa solo chi fa scelte vincenti. Affronta le nuove sfide del tuo lavoro con le capacità e lo stile di Discovery Sport e Range Rover Evoque, oggi tue con tutti i vantaggi dell'immatricolazione autocarro, come il risparmio su IVA, bollo e costi di trasformazione. Brescia Motori, a Brescia in via Orzi Nuovi 38/40, 030 350 48 11. Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte. Cambiare il mondo. Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi. Suzuki. Meravigliosi nasconde la nostra bella Italia. Guardate un po' laggiù che splendida rocca. Siamo a Ronciglione, siamo alla partenza della terza tappa. Ieri è stata un po' dura, ma oggi sarà ancora più tosta. Arrivo previsto a Parma. Eccoci qua col sindaco di Ronciglione, insomma, meravigliosa città, e stamattina si è animata con rombi e sapori del Mille Miglia. Grazie per la meravigliosa città. Sicuramente abbiamo delle particolarità come vie, abbiamo delle vie all'interno del paese non comuni per un comune medio piccolo come il nostro di 8500 abitanti, e sicuramente questa mattina ha preso una vita diversa, ecco, essere svegliati per chi abita al centro con questo rumore, con questo piacere per chi piacciono i rumori delle macchine, per i rombi delle macchine, e sicuramente oggi è una vita diversa rispetto a una giornata comunque di un venerdì mattina che sarebbe altrimenti una classica giornata di lavoro, invece oggi è una giornata di festa e quindi è importante. Come ho detto prima, per Ronciglione le Mille Miglia ormai sono elemento di tradizione, fanno parte della nostra comunità. Io dico sempre che siamo ronciglionesi non perché abitiamo a Ronciglione, ma perché abbiamo delle tradizioni. Ecco, la Mille Miglia ormai, per la storia che riguarda Ronciglione, fa parte di questa comunità, di questa tradizione. Questa Mille Miglia com'è? È col sole, col caldo, sono tutti contenti, siamo contenti anche noi. Adesso, al di là delle battute, oggi si prospetta un'altra splendida giornata. Qui a Ronciglione passiamo da tanti anni, abbiamo una solida amicizia con il sindaco e gli assessori che sono qui. È diventato un appuntamento, vedete che pur essendo le 8 e 5 minuti, già dalle 7 c'era gente, anche se loro sperano che passiamo il pomeriggio come l'anno scorso, che
che abbiamo fatto il percorso inverso. Comunque tutto bene e speriamo che continui così fino a Brescia. Si fa sempre più dura e stamattina è stata proprio una levataccia. Andiamo a sentire un po' i nostri concorrenti come procede. Buongiorno. Oh, buongiorno. Come procede la gara? Procede per il momento bene. Le occhiaie si fanno sentire, la stanchezza fisica? Si fanno sentire. La stanchezza, la sete per il caldo. Terza tappa. È la più dura, è la più lunga, sono più di 600 chilometri. E come la si affronta oggi? Con pazienza. Con pazienza. Guarda che bella MG. Pronti? Sì, lo chiedo alla signora perché forse è un po' dura. Beh, il caldo si sente, ieri abbiamo sofferto abbastanza, comunque è sempre bello. Com'è percorrere la mille miglia con una vettura così e soprattutto aperta? Ecco, sì, diciamo che non piovendo, insomma, ci salviamo anche se si sente molto il caldo, ecco, si fa fatica a difendersi. Allora, tutto bene fino adesso? Ma sì, finora sì, grazie. Bocca al lupo. Grazie. Meraviglia, abbiamo qui una pilotessa. Allo! All is okay? Everything is fine, perfect, wow. Yeah. You are a driver. It's the first time? No, it's the seventh time here in Mille Miglia in the same car, yes. Compliments. And this is difficult or not? Well, you know, I always say when I can do it, everyone can do it. So it's still a car, you know, with a wheel and four wheels, so yeah. Abbastanza bene. Abbastanza bene, perché abbastanza? Tanto caldo. Dai, tanto che oggi è la terza tappa. Dai, ce la faremo. Tieni sul piede, eh? Wow, guarda questa che bel colore. Buongiorno. Buongiorno. Come procede? Bene, io ho appena iniziato. Ma vi vedo belli freschi. Ho fatto le ore piccole. Non è vero, non c'è niente di fresco. Neanche la macchina. Neanche la macchina. Amici di motore a 360 gradi, Sky 229, siamo a Siena, la bellissima salotto d'Europa che sta accogliendo la lunga carovana di questa 40esima edizione della Mille Miglia. Abbiamo lasciato Roma stamattina e siamo passati per la Toscana, siamo a Siena, poi risaliremo, andremo per via mare a Viareggio e da Viareggio stasera la carovana arriverà a termine della terza tappa a Parma. A Parma, la città universitaria, si fermerà la carovana e domani mattina, ultima cavalcata verso Brescia, andremo a Monza, dove c'è l'autonomo di Monza, a Bergamo con il gemellaggio tra Brescia e Bergamo e poi finalmente si arriverà in viale Re del Buffone, viale Venezia, a Brescia e terminerà questa edizione. In testa chi poteva essere Andrea Vesco, che ancora una volta si conferma un driver superiore. Però attenzione, fin quando non si arriva sulla pedana d'arrivo, i vincitori non si possono dare. A tra poco. Siena, Piazza del Campo, meravigliosa e unica Siena. Siamo solo alla terza tappa e siamo a metà del nostro percorso e guardate un po' che meraviglia, che spettacolo. Non solo il tempo favorisce, ma è tutto l'insieme di questa bellissima e spettacolare Mille Miglia.
Piano piano stanno arrivando tutti quanti, perché proprio adesso c'è la pausa pranzo, giusto per rinfossillarsi un pochino, per fare il pieno di energie, perché poi ci aspetta tutta l'altra metà del percorso, bella tosta fino a Parma. Per il momento ho trovato proprio l'equipaggio che è in testa, con questa bellissima rossa del 1929, un Alfa Romeo 6C 1750 SS della scuderia Villa Trasqua, che ha sede anche proprio poco, a pochi chilometri qui da noi. E, no, siamo... Come vi siete regolarizzati per fare il tempo? Beh, allora, diciamo che già nelle prime due tappe avevamo chiuso con un vantaggio. Questo vantaggio tra la prima e la seconda tappa è leggermente aumentato, adesso aumentate ancora, però non vogliamo rilassarci, perché abbiamo visto anche in passato dei piloti che poi sono rientrati con delle serie di prove buone, quindi vogliamo rimanere concentrati fino alla fine di questa tappa, di questa terza tappa. Mi immagino che non sia la tua prima mille miglia. No, abbiamo la fortuna, io e Fabio, di averne fatte davvero tanto. Per me è la 18ª e lui ne ha fatte praticamente altrettante, forse una in meno, e quindi sappiamo benissimo gestire tutti i momenti durante la gara. Devo dire che la prima cosa è la vettura, perché è veramente una vettura fantastica, non ci ha dato ancora il minimo problema in tutti questi chilometri, speriamo che non ce ne dia. Ma come si vince la mille miglia? Eh beh, ci sono tanti fattori, un po' di talento, un po' di esperienza, un po' di fortuna, sono tante cose che devono essere unite, e soprattutto in questa gara credo che l'esperienza conti tanto. E la città più bella che ti piace di questo percorso? Allora, a me la zona che piace sempre di più, la Toscana, devo essere onesto. L'anno scorso abbiamo fatto il giro al contrario, quindi c'era nella seconda tappa, quest'anno c'è di nuovo nella terza. Per cui fare la Val d'Orcia, Siena, nonostante ci siano molte prove cronometrate, quindi la nostra concentrazione sia esclusivamente lì, riusciamo a godere anche di questa meravigliosa terra. So, do you like Alfa Romeo? Alfa Romeo è una macchina straordinaria, no? Veramente quello. Su prima posizione oggi, dopo qualche chilometri, un giorno più da fare, incredibile che lavoro Andrea e Fabio facciamo insieme, una prestazione incredibile. Bene, dita incrociate fino all'ultimo allora. Grazie, alla fine, grazie, a domani, ciao. Appena arrivati a Siena, come sta andando? Benissimo, benissimo. Il primo giorno eravamo belli agitati, perché dovevamo adattarci un po' e capire come funzionava. Oggi ce la stiamo veramente godendo. Ecco, sono arrivata al punto che spero che non finisca, quindi benissimo. Wow, give me five! It's okay, your race! Here is Emil from Holland, and Italy is very nice. We're very happy. Wow. So it's a nice day, eh? Look at it. Incredible. Una cosa meravigliosa, stupenda come sempre. Ma da Lucca, siamo venuti apposta da Lucca, sì, per vederla in Piazza del Campo. Sì, noi anche l'anno scorso eravamo a Viareggio e niente, quest'anno abbiamo approfittato perché Siena è già di per sé una meraviglia, quindi in questa occasione ancora più bella. Bellissima, bravi. Aspettando un cicinin, perché non c'è il clima, non funziona rotto, ma c'è il clima naturale su una vettura così. Sì, anche quando ci sono belle donne qua, è tutto a posto. Ma la ruota di scorta? No, guardate dove è stata messa in questo modello. E guardandola bene serve anche un po' per parare i colpi, se si sbaglia con la retro. Mario, seguimi, perché ho visto una vetturetta, la 613, no, 613 era il numero di una volta, la 341, che color Tiffany! Oh, so beautiful color this car! Thank you, baby blue! Baby blue, wow! Which is the model? It's Arnold Bristol Bolide, the real car of Mr. Arnold, which was the manufacturer. Where come from? Coming from the car is coming from the US. Guarda che stanno arrivando, stanno prendendo aria, mi sembra di conoscerli, sono degli amici! Ciao! Come prosegue? Siamo morti, fa troppo caldo. È morta anche lei, poverina. No, siamo solo all'inizio, eh! Sì, guarda. È disidratata al massimo. Siamo a quota 100 litri di acqua più o meno. Sì, fa veramente, veramente caldo. Ringraziamo lo staff, tutta l'assistenza e tutte le persone che ci seguono. Ma quanto è magica questa piazza? No ragazzi, scusate, Piazza del Campo all over, cioè non c'è niente al mondo come quella roba qua. Fantastico.
Amici di motore a 360 gradi di Sky 229, siamo a Parma in attesa delle prime vetture che arriveranno dopo questa lunga tappa che è partita da Roma alla Cisa e arriveranno proprio qui a Parma. Dopo gireranno, andranno là in fondo dove sarà l'ultimo controllo timbro e andranno finalmente a riposare e domani mattina si partirà per la quarta tappa. Ancora in testa il grande Andrea Vesco, ormai sembra destinato a questa quarta vittoria consecutiva, però come sapete fin quando non si arriva in Viale Venezia, Re Buffone sulla pedana, il vincitore non si può proclamare. Domani un'altra tappa, si arriverà a Monza nella mitica Formula 1, poi si scenderà verso Bergamo, gemellaggio culturale tra Brescia e Bergamo e poi finalmente la lunga carovana arriverà a Brescia, ma di questo ne parleremo domani. A voi la linea, grazie. Nuova I-Pace Hybrid. Jaguar ha una nuova energia. Allarga i tuoi orizzonti. Diffondi il tuo stile. Conquista la meta. Nuovo Haval H2. Basse emissioni, grandi prestazioni. Quando inizia il tuo futuro? Quando inizi a immaginare e a progettare la vita che desideri? Immagina strade nuove da percorrere in tranquillità con chi vuoi e come vuoi. Immagina uno stile di vita migliore, giorno dopo giorno. Immagina la sicurezza e la serenità della tua casa e della tua famiglia. Puoi arrivare dove vuoi, con un grande partner italiano, sempre al tuo fianco. Generali, il futuro inizia prima.
ultima tappa, Varano dei Melegari, si parte dalla pista prima di arrivare al traguardo finale di Brescia, quindi subito adrenalina. Vediamo di andarlo a chiedere a qualche concorrente. Buongiorno, siete pronti? Everything's fine. Everything's fine. Yeah. You start the day on the track. Yeah, that's right. That's right. So a lot of fun, yes. After this, go to Monza. Hopefully. Grazie mille. Buongiorno, buongiorno. Siete pronti? Buongiorno. È stato bene la giornata, direttamente in pista. Certo, benissimo. Come sta andando? Per adesso tutto bene, grazie. Grande compito è il navigatore. Sì. Proteggi? Molto. In bocca al lupo allora. Crepi, grazie. Buongiorno, come sta andando? Vi divertite? L'ultima tappa si inizia subito dalla pista. Vorremmo ripartire per farne un'altra già noi. Anch'io, c'è il posto qui dietro. No, non credo, però lo possiamo fare. Buongiorno, beautiful smile, are you happy? Of course. Of course. It's the last day. It's the last day, yes. And we're still in. Next year again. Of course. Beautiful, beautiful, beautiful. And you start here in Varano and finish Brescia, but stop in Monza. In Monza! Okay. Thank you. Bye. Buongiorno, sono tutti concentratissimi, perché questa è la quarta tappa. Ci si gioca tutto e bisogna stare attenti perché l'errore è sempre dietro l'angolo, quindi alla fine. Qualche imprevisto durante queste giornate? Sì, abbiamo avuto un piccolo problema, ci hanno tamponato. Però i danni sono stati abbastanza limitati. Quindi meno male. L'essenziale è che siamo rimasti nelle condizioni di poter camminare, questo è quello che conta. Grazie, buona giornata. Alla prossima. Because we're from Mexico. Wow, where? Cancun. Cancun, eh? Yes. Oh, beautiful place. A beautiful place, like Italy. Like Italy, no, it's different. But different, but both beautiful countries. Too much work in Cancun, too much holiday. No. We also work in Mexico. So, a great experience here in Italy. Yes, it's amazing. It has been really hot this year. We have done it multiple years, and this is the hottest we have done, with no doubt. Con il sindaco, il primo cittadino, Alessandro Cantù. Cosa rappresenta la Mille Miglia per voi? La Mille Miglia, corsa storica, evento storico per Stradella. La Stradella è una città molto viva, stiamo facendo grandi eventi in questi anni. È arrivato il Giro d'Italia in tappa, in arrivo l'anno scorso. Quest'anno abbiamo questo prova tempo oraria della Mille Miglia. È per noi una grande soddisfazione e soprattutto è un motivo di soddisfazione la presenza di così tanti cittadini di Stradella, ma di tutte le zone del territorio. Very beautiful, very beautiful. Ti direi che sta andando tutto bene. In realtà non è vero, abbiamo una perdita dalla pompa dell'acqua, ma tenendola controllata ce la facciamo sicuramente. Per il resto, divertimento estremo. Assolutamente, ma assolutamente, non sono domande da farti, ci arriviamo. Tutti siamo prontissimi per arrivare alla meta. Buongiorno, grazie. Buona giornata a tutti. Siamo abbondantemente entro i primi 100. E poi adesso ci si avvicina anche all'autodromo di Monza. E lì tutti i cavalli li tiriamo fuori, tutti, tutti mi i cavalli. La prima variante. Prima variante dritti. Che tanto c'è la via di sfuga asfaltata e si può. È bellissimo, la Mille Miglia è incredibile, siamo contenti, felici di stare qui. No, aspetti che devo pensarci cosa dire. Questi due anni di pandemia ci voleva per spronarci un attimo. Senta che bel profumo, sì. Che rumore. Poi io sono appassionatissimo di motori. Ah sì? Sì. La sua vettura preferita? Ferrari. Dopo Varano dei Melegari, dopo lo stop a Salso Maggiore, Stradella e Pavia, siamo ora giunti all'autodromo di Monza.
Che spettacolo! Beh, l'asfalto è bello bollente, le vetture anche, però qui il giro in pista è veramente un must ed obbligo. Lascio a voi vedere queste bellissime vetturette prima di arrivare a destinazione finale, Brescia. Direttore del bellissimo autodromo di Monza, che quest'anno è proprio il centenario, non poteva mancare una tappa spettacolare qui delle mille miglia, insomma. Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Oggi è uno spettacolo di grande ritorno, è un gioco di contrasti, no? Perché oggi abbiamo la mille miglia insieme al Mimo, domani apriamo la manifestazione solo qui in autodromo, arrivano tutte le nuovi prototipi, i nuovi modelli da Milano. È una festa enorme, tante famiglie, tanti appassionati, siamo veramente molto molto contenti. Il pubblico ha risposto, abbiamo più di 7.000 presenze solo in questo momento, contiamo di aumentarle. Bello, bellissimo, abbiamo degli esemplari spettacolari, più di 400 auto, stamattina abbiamo avuto il Ferrari Tribute, quindi non potremmo dire di più, veramente una grande soddisfazione. Che effetto fa sentire questi rombi e trovare l'autodromo pieno di così tante auto? Sì, allora i rombi ci fanno compagnia, ecco, si sentono. Devo dire una cosa, che l'emozione più grande in questo posto bello nel parco è sentire il suono dei motori, è come tornare indietro, un po' un tuffo nella storia, no? Vuol dire che questo autodromo è vivo nonostante i suoi 100 anni, noi andiamo avanti e portiamo avanti il nome del circuito di Monza. Ci vediamo a Brescia? Noi sì, non so tu. Amici di motori a 360 gradi, siamo arrivati a Brescia, alle nostre spalle vedete la piazza Viale Venezia, dove arriverà la lunga carovana di questa 40ª edizione della Mille Miglia. Era scritto fin dalla partenza che Andrea Vesco avrebbe vinto questa manifestazione, e così è stato. Tanti sono stati i personaggi che abbiamo intervistato, che vedete le immagini che abbiamo fatto grazie agli amici della concessionaria Jaguar Land Rover di Verona. Questo è spesso veramente stato un compagno d'avventura, un compagno che ci ha portato in tutte le varie tappe di questi 4 giorni. Abbiamo visto paesaggi fantastici, d'altronde la nostra Italia merita di essere vista, ed è la Mille Miglia anche questo biglietto da visita per i tanti equipaggi stranieri che ci sono stati e che ci saranno. Però ancora una volta la scuola bresciana ha dimostrato le sue capacità, le sue doti, la sua duttilità e la sua lungimiranza. Andrea Vesco ha vinto senza problemi, gli altri hanno rancato per il podio. Peccato magari per l'amico Moceri, vincitore nel 2019 con Daniele Bonetti, che per una sua scelta di vita abbandonato questo bellissimo mondo delle corse, però lo spettacolo c'è stato, tanto il pubblico ha applaudito la carovana, c'è stato l'antipasto con le Ferrari e dietro tutta questa colonna che Enzo Ferrari chiamava il Museo Viaggiante. Che dire, anche questa manifestazione passa agli archivi, complimenti alla Mille Miglia SRL per quanto ha fatto, per quanto ha dato lustro, un biglietto da visita che sicuramente per tutta la stagione sarà nei nostri cuori. Le immagini saranno da supporto ai momenti che abbiamo avuto la fortuna di vivere, di assaporare e di gustare. Che dire, siamo arrivati alla fine, però il nostro lavoro di motori continua, vedrete altre specularità da parte della Mille Miglia con Silvia Terraneo, che è stata anche lei protagonista con la vettura del Defender dei cugini della concessionaria di Brescia, e anche lei ha intervistato personaggi importanti, ma questo fa sì che la squadra di motori ha fatto il suo dovere. Grazie a tutti e buona giornata. Vesco Salvinelli vincono Mille Miglia 2022, un equipaggio straordinario.